Sardegna continuano le ricerche del disperso, prosegue l'allerta vento, emergenza acqua potabile, oggi la proclamazione del lutto nazionale. Dieci di un minuto ancora, ben ritrovati dalla redazione, dai tecnici di Sky TG24. Le immagini sono nostre, esclusive, quelle di Sky TG24, grazie al nostro operatore Roberto Stoppelli, Stefano Santini in campo per documentarci quello che è una regione, di fatto una città. Adesso stiamo sorvolando Olbia, completamente ancora una volta in ginocchio dopo l'alluvione. Sono passati tre giorni, ma come possiamo documentarvi grazie all'elicottero della Brigata Sassari, questa è la situazione, con dei centri urbani ancora completamente allagati. Per sapere di più i dettagli, Stefano Santini, a te. Siamo a bordo dell'elicottero dell'esercito in compagnia della Brigata Sassari, stiamo scendendo da Olbia verso il Nuorese, stiamo percorrendo la costa, in direzione della diga che si trova al di sopra di Torbecce. Arriveremo fra qualche minuto. Proprio la diga è stata al centro delle polemiche degli giorni scorsi perché non ci sono stati... Teniamo le immagini in attesa di ripristinare il collegamento ovviamente con il nostro Stefano Santini. Nel frattempo ci diceva proprio il nostro inviato sul campo, vedete Roberto Stoppelli ci sta girando ovviamente la telecamera per documentarci quella che è la situazione su Olbia, la Brigata Sassari che evidentemente sta monitorando il territorio, un territorio abbiamo detto completamente in ginocchio. Sono passati tre giorni ormai dalla gravissima alluvione che ha colpito la Sardegna, ma c'è ancora tanto da fare. Il bilancio di vittime, lo sappiamo, si è fermato a 16, ma c'è ancora una ricerca che prosegue, manca ancora evidentemente una persona all'appello, ma come sentivamo dalle parole evidentemente della stessa Brigata Sassari, c'è un problema ancora di rendere in qualche maniera vivibile ovviamente il centro urbano. Ci sono ancora tantissimi detriti, c'è evidentemente da far uscire dalle abitazioni, alcune le abbiamo documentato con le immagini, completamente distrutte dalla furia dell'acqua, c'è da far uscire acqua, fango e detriti. Nel frattempo ovviamente l'economia locale è letteralmente in ginocchio, campi di agricoltori completamente allagati e probabilmente non produrranno nulla per i prossimi mesi. Sappiamo che il governo insomma ha messo in campo anche per questo tipo di emergenze 20 milioni di euro, ma la fase ancora di verifica su quelli che sono stati i danni naturalmente è lunga e ci sarà evidentemente lavoro da fare e da mettere altre risorse in campo. Dicevamo che tra l'altro il Consiglio dei Ministri, lo ricordiamo, decretava probabilmente lo stato di lutto evidentemente nazionale per la tragedia che ha colpito la Sardegna. Infatti tra pochissimo andremo anche a monitorare quelle che sono le notizie da Palazzo Chigi. Vedo che il segnale naturalmente va via, scusiamo i nostri telespettatori, ma avete visto insomma in quale condizioni lavorano anche i nostri operatori. Tra pochissimo torneremo a Stefano Santini, ma dicevamo bilancio ancora tutto in divenire su quelli che sono i danni, ma soprattutto c'è ancora una persona che manca all'appello. Andiamo dalla nostra Roberta Poggi. Roberta, buongiorno. Buongiorno Milo, sono in corso sulle ricerche da parte dei vigili del fuoco del disperso, è un 63enne Giovanni Farre, disperso mentre invece sappiamo che il figlio è riuscito a salvarsi tre sere fa. Qui la situazione è passata dalla prima fase emergenziale ad una seconda fase in cui si sta cercando di ripulire le strade dai detriti e dai rifiuti, perché sappiamo che la gente ha riversato poi sulle strade tutto il mobilio e tutti gli oggetti che in casa sono stati distrutti dall'acqua e dal fango. La gestione dei 20 milioni, la gestione dell'emergenza è passata adesso in mano al commissario delegato Giorgio Cicalò, che quindi dovrà occuparsi della ricognizione, insomma delle risorse necessarie per questa prima fase emergenziale, e ci sono diversi problemi. Innanzitutto quello delle strutture, di alcune strutture di edifici scolastici, sappiamo che ce ne sono tre in particolare molto danneggiati, dove addirittura è saltata la pavimentazione, scuole che resteranno chiuse per tutto oggi, probabilmente questa chiusura verrà prolungata per tutta la settimana, ci ha detto poco fa il sindaco di Olbia Giovannelli. E poi c'è il problema della rete idrica, dei depuratori. Abbiamo parlato con la direzione generale della società che gestisce la rete idrica a livello regionale, la quale ci ha detto che sono in corso tutti gli interventi necessari per monitorare le acque, la qualità delle acque. Proprio qui a Olbia sono in corso appunto gli esami per la qualità
delle acque, i risultati si sapranno soltanto domani. Abbiamo parlato poco fa anche con il responsabile della protezione civile qui di Olbia, che da giorni ovviamente sta coordinando le operazioni. Sono centinaia le squadre a lavoro in queste ore, un lavoro che non si ferma davvero, perché al di là della solidarietà tra cittadini, che è scattata, l'abbiamo detto, sin dalle prime ore e dai primi minuti successivi al disastro, le forze dell'ordine e i volontari stanno facendo il massimo per portare il loro aiuto alla popolazione. E da qui per il momento è tutto. Roberta, grazie mille. Nel frattempo noi stiamo continuando a vedere queste immagini drammatiche, Olbia letteralmente in ginocchio, un po' come tutta la Sardegna. Guardate ancora quanto fango, quanta acqua che ambisce completamente i centri abitati, evidentemente ancora sotto una marea di detrite. Tanti centri abitati, soprattutto le abitazioni che abbiamo visto con le immagini, completamente avvolte dal fango. E qui insomma la problematica evidente dei mezzi di soccorso, di cercare di intervenire quanto possibile, anche non solo nella ricerca del disperso, anche per cercare in qualche modo di riapprontare questo territorio letteralmente in ginocchio. Vedete i campi completamente allagati. Fortunatamente sulla Sardegna oggi la schiarita dà naturalmente la possibilità ai mezzi di soccorso di lavorare con maggiore adeguatezza, ma certo questo è lo spettacolo evidentemente che si pone di fronte agli occhi anche dalla Brigata Sassari. L'elicottero sta sorvolando proprio le zone maggiormente colpite. Guardate l'acqua e il fango ancora a 3 giorni dall'alluvione, quindi questo significa, questo ci dà ancora più conferma di quanto questa alluvione abbia. Ecco Stefano Santini. Stefano, vai pure. 1, 2, 3, prova. Ragazzi, datemi la linea, appena è possibile. Allora, Stefano Santini, ovviamente, ecco, chiaramente... in questo momento il territorio di Torpello, vedete, è tutto inondato, tutto completamente inondato, avete visto? Stiamo sorvolando la diga che ha tracimato e non ha contenuto il ciclone Cleopatra. E guardate la distruzione, il fango ha invaso ogni parte di questo territorio, e le tubature sono completamente danneggiate, le reti idriche... sono state completamente distrutte. Ecco, ci stiamo avvicinando alla diga, la vedete? Ci stiamo avvicinando in questo momento alla diga che ha causato in realtà tutti i danni qui nel territorio del Nuorese in seguito al ciclone Cleopatra. I territori in questa zona sono completamente distrutti, completamente invasi dal fango, come vedete da queste immagini che sta girando il nostro operatore Fabrizio Stoppelli. Il fiume di fango nero ancora scorre e è tutt'altro che tornato indietro. I campi sono completamente danneggiati. Ecco, in questo istante siamo proprio sopra la diga che è stata al centro delle polemiche in questi ultimi giorni, proprio per la corretta gestione di quello che sono stati i flussi dell'acqua. Vedete questi bacini che erano pieni al momento dell'arrivo del ciclone Cleopatra e che evidentemente non hanno retto e che si sono, come vedete, completamente distrutti, lasciando fuori uscire l'acqua che ha inondato queste zone. I campi agricoli sono tutti allagati, i raccolti sono andati completamente in fumo. Ecco, qui sono le gru ancora, come vedete, ferme, e nei lavori tutto è fermo, l'acqua defluisce dal sottosuolo, come vedete, perché ha subito sicuramente dei danni. Questa diga sopra Torpè è stata, anche nelle parole dei cittadini, proprio la gestione di questa diga è stata proprio nelle parole dei cittadini che abbiamo sentito ieri nel nostro giro in tutto il territorio qui in provincia di Nuoro, molto difficile. Stiamo girando intorno alla diga, come vedete il bacino dietro raccoglie tutte le acque che provengono dalla parte più alta e dovrebbero garantire appunto il corretto deflusso di tutta questa immensa questo immenso specchio d'acqua. Ancora, come vedete, girando intorno a questa diga, qui stanno lavorando insieme a Vigili del Fuoco, insieme a Protezione Civile, anche tantissimi volontari che sono giunti da tutte le parti della Sardegna, stanno cercando di aiutare gli sfollati
a liberare le proprie case, le proprie aziende dal fango. Ci sono agriturismi, ci sono aziende agricole che hanno completamente perso tutto quello che avevano, perché l'acqua ha distrutto qualunque cosa era all'interno, ha riempito, ha sommerso le loro aziende e non sarà difficile poter recuperare qualsiasi elemento. Ci sono danni, come vedete, hanno interessato anche tutte le reti idriche, i problemi all'acqua potabile derivano proprio anche da tutti da qui, proprio perché non si è, per giorni tutta la popolazione è rimasta completamente a secco e con l'impossibilità di utilizzare acqua da bere. Sono giunte da tutta la Sardegna anche qui le cisterne per poter approvvigionare i cittadini, per potergli garantire una migliore sopravvivenza proprio in questi giorni così difficili. Ora noi ci stiamo dirigendo dalla diga, stiamo andando verso il mare, stiamo ritornando verso il mare. In questo momento stiamo ritornando verso il mare e vedete di fronte a voi quanto ancora il fango in territori, quanto l'ondata d'acqua abbia completamente distrutto tutte queste zone. Ci hanno raccontato che le persone che erano qui al momento dell'arrivo del ciclone Cleopatra, al momento della pioggia, che hanno visto appunto un muro d'acqua provenire sia dall'interno della terra ma anche e soprattutto dal mare, proprio perché si sono trovati quasi schiacciati fra due fronti senza sapere che cosa fare. E sono state ancora tantissime polemiche sulla gestione dell'allarme, proprio perché molti cittadini ci hanno detto che non sono stati avvisati di quanto potesse essere grave questa ondata di maltempo, e molto spesso è accaduto che sono stati avvisati attraverso un SMS o con una chiamata di un amico o di un familiare. Nulla, ci hanno detto in molti, è stato detto dalle autorità. Ora, come vedete qui sotto, stiamo ancora camminando verso il mare, come vedete lì sullo sfondo, dove ancora si intravede il colore marrone tipico del fango. E ancora queste case che vedete in costruzione nei piani bassi sono state completamente sommerse. Abbiamo visto, ci sono addirittura alcuni punti in cui l'acqua è arrivata oltre i 3 metri, ha sommerso completamente interi piani, costringendo spesso la gente a rifugiarsi sui tetti oppure nelle case di chi era nei piani alti della città, nei piani alti delle case. Tantissimi danni anche alle auto, alle macchine, che sono ormai quasi tutte completamente inutilizzabili. Qui stiamo sorvolando il centro abitato. Come vedete, nei dintorni e nelle campagne sono le zone più distrutte, più danneggiate, ma anche all'interno della città i disagi sono tantissimi. I raccolti qui ci sono prevalentemente raccolti di aranci, raccolti le serre, vedete, ecco, in questo momento le serre completamente distrutte, il raccolto di un anno che va in fumo. Ed ora stiamo passando al di sotto di questi ponti e stiamo rientrando verso il territorio di Olbia, dove sta operando appunto l'esercito della Brigata Sassari, che ci ospita su questo elicottero che sorvola appunto tutto il territorio. Ecco, qui vediamo c'è ancora tantissimo fango, che è quello che abbiamo poi trovato nelle case. Vedete, è un fiume di fango praticamente che ancora si sta riversando in mare. Sorvoliamo questa strada che, come vedete, ai lati è ancora completamente danneggiata. Ci sono alberi caduti e i campi sono qui completamente inondati. Guardate, è incredibile. Le case, come vedete, c'è la gente che cerca ancora di tirare fuori il fango dai piani bassi. Le auto, molte automobili sono ancora sommerse per metà. Questa zona è veramente la più colpita, perché praticamente è stata completamente sommersa dall'acqua. Vedete, qui è più vicina la macchia nera in mare del fango, della quantità di fango che si è riversata all'interno delle acque del mare in seguito all'arrivo del ciclone.
Stiamo ripercorrendo la costa in questo momento, risalendo verso Olbia, e vi faccio, per avere una diversa prospettiva della diga, ecco, la potete vedere, non so se riusciamo ad inquadrarla, a vederla in lontananza, la diga dal mare, lo spettacolo è incredibile. Ecco, vedete all'interno del mare la macchia di fango, guardate l'ampiezza di questa macchia, quanto ancora invade le acque del mare. E tutto il territorio all'interno è completamente allagato, ancora è completamente allagato. Queste sono le conseguenze del ciclone che ha invaso questo territorio in maniera incredibile, improvvisamente, in mezz'ora le persone si sono ritrovate a dover fuggire sopra le proprie case o amici e parenti. Come vedete i centri abitati sono proprio a ridosso del mare, a ridosso di dove l'onda d'acqua è arrivata e ha colpito forte tutto questo territorio. Qui sotto il colore del mare è veramente color fango, è marrone, completamente pieno di terra, di detriti che si sono riversati in seguito alla diga che è tracimata. Risaliamo ancora la costa. Le vie di comunicazione più ampie sono comunque, ci hanno detto, in buone condizioni. Le strade più danneggiate si trovano all'interno, si sta cercando in ogni maniera di poterle liberare, e soprattutto tantissimi volontari sono in campo per poter cercare di dare un pochino di sollievo agli sfollati che si stanno diminuendo, stanno cercando di rientrare nelle loro case, chi può ovviamente, perché molti di loro non lo potranno più fare. A Torpè, che è questo comune che abbiamo appena sorvolato, oltre 50 persone sono state evacuate, hanno perso completamente ogni tipo di attività, hanno perso completamente tutto quello che era la loro vita, e quindi ricordiamo anche che c'è stata una vittima a Torpè proprio dell'inondazione, perché la casa di questa anziana signora è stata ricoperta, è stata completamente sommersa dall'acqua e non si è riuscita a liberare dall'incredibile onda d'acqua che l'ha travolta. Ritorniamo in questo momento, stiamo risalendo sempre la costa orientale della Sardegna via mare, e qui la situazione è lievemente migliore rispetto a qualche minuto fa, dove in corrispondenza proprio della diga, anche se possiamo vedere che in alcune zone ancora il fango ha invaso parecchi campi, ha allagato parecchie torrenti all'interno dei centri abitati. Stiamo rientrando verso Olbia e coinvolgiamo ancora una volta il comandante della Brigata Sassari. Ecco, voi come siete stati avvisati, diciamo, di tutto questo e come interverrete anche nei prossimi giorni per cercare di rendere più facile alla popolazione tutto quanto è stato una volta? Abbiamo visto l'incredibili danni che ha creato la diga che è tracimata qui in questo territorio, ecco, ma anche su Olbia ancora i danni sono tanti. Sì, all'evento siamo stati subito attivati, fin dalle prime ore siamo intervenuti con i nostri nuclei di ricognizione, più gli ufficiali e i sottufficiali, che sarebbero stati poi gli ufficiali di collegamento nella sala operativa. Quindi già dalle prime ore i nostri assetti erano sul campo per dare manforte per la ricerca dei dispersi, e intanto attivavamo la sala operativa. In questo momento nella sala operativa la Brigata Sassari è responsabile della gestione di tutti gli assetti logistici delle forze armate. I nostri uomini sul campo hanno lavorato anche nei precedenti giorni durante la notte. Adesso per il futuro
come ho già detto, siamo concentrati sul ripristino della viabilità e lo smaltimento dei materiali. Proseguiamo ancora il nostro sorvolo sopra i territori della Sardegna colpita dal ciclone Cleopatra. Stiamo risalendo sempre la costa orientale per rientrare sul territorio di Olbia, dove andremo a vedere nel dettaglio, cercheremo di avvicinarsi il più possibile nelle aree maggiormente colpite, dove ancora sono al lavoro sia le forze dell'esercito ma anche i vigili del fuoco, anche la protezione civile. Tutte le persone si stanno adoperando per tentare di rendere più serena, più semplice la vita di tutti gli sfollati. Abbiamo raccolto anche tantissime proteste da parte dei cittadini che molto spesso si sono sentiti abbandonati, ma indubbiamente la collaborazione da parte di tutti l'abbiamo vista. C'è chi aiuta i cercando di trasportare e di eliminare il mobilio, gli oggetti che ormai sono rovinati e sono da buttare. Ci stiamo riavvicinando appunto verso Olbia, ecco, vedete in questo momento qui ancora i danni che ha provocato questo torrente, lo vedete, le strade, i muretti sono crollati in determinati punti, ci sono cataste di rifiuti in varie zone della città, in varie zone del territorio, sono quei rifiuti che la gente ha portato fuori di casa e che ora deve in qualche modo smaltire. Questa è un'altra delle richieste che i cittadini fanno alle istituzioni, alle autorità, di aiutarli a portare via tutto quanto non può più essere utilizzato nelle loro case, perché c'è il pericolo che una nuova ondata di pioggia, che è prevista per questa sera e per domani, un abbassamento delle temperature, possa rendere la situazione ancora più difficile. Anche qui vediamo come l'acqua è penetrata all'interno del territorio, andando ad invadere i campi, gli allevamenti, molto spesso danneggiando anche i raccolti, danneggiando i capi di bestiame. Qui è ancora ben visibile le macchie di fango all'interno, l'ampia macchia di fango all'interno. Ringraziamo ovviamente anche la Brigata Sassari che ci ha dato questa grande opportunità di far vedere ai nostri telespettatori quello che sta succedendo, anche il nostro operatore Roberto Stoppelli, Stefano Santini, che naturalmente sentiremo più tardi. Abbiamo visto il sole splendere per il momento in Sardegna, purtroppo le previsioni non sono così rosee per le prossime ore.